Amici e amiche, una buona giornata a tutti da Un'idea di ATP. Lo Special piccolino, continuiamo. Andiamo a vedere di finire questa Game 2000 numero 21. Ci manca Moto Grand Prix, Boom e cosa ci manca? Spaceball. Oggi ho scelto Boom perché è così, perché sì, ormai ne mancano tre. Che fino adesso questa cassettina si sta rivelando un'ottima cassettina. Quelli che abbiamo visto finora, un titolo più bello dell'altro. Speriamo che la fortuna continui. E andiamo a leggere Boom. Andiamo se dalle descrizioni riconosciamo cos'era. Riconosco se magari l'ho già giocato su Commodore o no. La distruzione di una potente base nemica è essenziale per non dover soccombere alle forze aliene. Perciò siete stati incaricati di portare a termine un volo d'attacco ed annientamento. Dovrete evitare il nutrito fuoco di sbarramento, specialmente quello che protegge il bersaglio finale. Per la missione usate i tasti Q, dalla descrizione si è capito che probabilmente sta parlando di uno sparatutto, di uno dei tanti sparatutto dell'epoca. Quindi per scoprire cos'era questo Boom, dobbiamo far partire il gioco. Facciamo partire il gioco e vediamo. Oh, ok, ho già questo qua ce l'ho su Commodore 64. Mi pare che si chiamava Flag, mi sembra il titolo originale, e Contraerea, che oltretutto compariva nella cassettina dopo di questa su Commodore 64. È un gioco bellissimo. Questo qua è un figlio di Xevious. Infatti io, neanche a farlo apposta, ho già registrato la puntata Figli di Xevious con questo gioco nella versione Commodore 64. Xevious, l'arcade della Namco, stiamo parlando uno dei primi giochi esperimento verticale che influenzò parecchio i giochi successivi, dalla grafica rivoluzionaria per l'epoca, con i suoi sprite renderizzati e dettagli grazie anche all'uso del colore mentre sto facendo. E questo non è una conversione, ma è un figlio appunto di Xevious. E su Commodore 64 è molto bello e molto ben fatto. Qua su lo spezzi c'è cose che non mi convincono più di tanto già da la scenetta qua iniziale. Allora, sono state tolte parecchie cose. È stato tolto l'animazione dei razzi e qualsiasi tipo di effetto sonoro, se non fosse per quella roba qua. Scorrimento verticale continuo, abbastanza lento, ma questo ci sta perché era così anche la versione su Commodore 64. Lo scorrimento non è... è giusto che sia così, ma noto che questo figlio di Xevious in questa versione per specie, per Commodore, è bellissimo. Allora, noi dobbiamo cercare, ma porco cane, è difficile. Oltretutto loro, i colpi nemici viaggiano a una velocità assurda. Poi ci impiega 20 minuti perché lo scrolling continua per 20 minuti. Poi ci fare vedere la scenetta iniziale, ma questo era così anche su Commodore 64, ma velocizzata, quindi meno tediosa. Allora, la cosa grave è che mi ricordo che c'era, perché avendo fatto anche la puntata del figlio di, ci ho giocato anche di molto di recente, un grande, ma porco, è ingiocabile questo, un grande mirino, facciamo un'altra seconda, un grande mirino che ci faceva vedere dove noi stavamo sparando. Noi dobbiamo sparare quelle figure geometriche, evitando che a loro volta ci sparino. Qui è stato tolto il mirino, quindi dobbiamo basarci sulla gittata del nostro sparo. Fine gittata del nostro sparo è praticamente il mirino, ma questo piccolo dettaglio di gameplay che sembra irrilevante, vedete? 10 punteggio, vuol dire che l'ho colpito. Noi avevamo un grandissimo mirino nella versione per Commodore 64, era molto più preciso. Questi sono impossibili da evitare, troppo. Era molto più giocabile. Anche il movimento dell'astronave non mi convince più di tanto questa versione per Spectrum. Troppo lenta anche quando moriamo, tutta la scenetta che
Poi qua non c'è nessun tipo di effetto sonoro, come ho già detto, che accompagna la battaglia, mentre su Commodore mi ricordo, ma lo vedo, ma è ingiocabile. Mi ricordo che c'era sottofondo sempre il rumore del motore della nostra astronave, quando colpivamo i nemici, quando colpivamo gli oggetti. La scenetta qua iniziale era ripetuta anche su Commodore, ma lo vedremo. Basta parlare della versione Commodore. Concentriamoci su questa che non, così non va bene. Che è un ottimo figlio, un ottimo gioco. Questo boom, se non fosse per questi dettagli di programmazione, ma non penso che ci sia. Ma perché non hanno messo il mirino come era giusto che era? Non penso che sia stata una cosa così. Ma vaffanculo anche quello lì in parte, porco cane. Ma no, no, no. Allora è difficile. Anche su Commodore è difficile. Ma questo è molto frustrante. Poi troppo, troppo lunga la scenetta qua. Non se ne viene fuori. Non riesco a fare un metro. Oltretutto, è reso difficile da quelle cose lì. Devo stare distante da quella lì, ma nel frattempo, stando distante dalla prima, non riesco a colpire gli altri, perché è un casino qua colpire le cose così, con un sistema così. È veramente un casino, altrimenti il gioco è anche bello. Ma vedete che io devo calibrare, devo farmelo io il mirino in pratica, devo calibrare, faccio l'ultima perché abbiamo già visto che così non funziona questa versione per specie, ha qualche problema rispetto a quella per Commodore 64. Visivamente è tutto più che accettabile, io non sono uno tedioso ma deve, il gioco deve avere il gameplay, deve avere il gameplay, perché se manca quello, poi a queste magagne ci si abitua, però se si gioca la versione Commodore, si capisce che questa versione ha qualche problema. Poi interessante che adesso non riesco a farlo vedere perché non riesco ad andare avanti, ma andando avanti c'è dei punti di checkpoint. E poi 20 minuti va avanti lo scrolling prima di. E noi partiremo sempre dall'inizio, ma la nostra astronave, quando perderemo una vita, avanzerà fino a, ecco come sta succedendo adesso, fino al punto nella quale eravamo arrivati. Quindi è molto interessante qua, però purtroppo non riesco a gestirlo. Non riesco proprio, non riesco, non si riesce a gestire, è reso ingiocabile così. Peccato perché il gioco è bello. Su Commodore 64 è un figlio più che degno, dico già, anticipo già cose che non dovrei dire perché altrimenti mi sputtano il video, ma fa niente perché su Commodore è un'altra cosa. Purtroppo il piccolino questa volta, per colpa di una non attenta programmazione, una versione che lascia a desiderare. Impossibile da evitare questi qua che saltano fuori. Perché poi si evitano tutti, un casino, dopo cominciano a sparare fuori tutti e non va bene. Sono l'ultima vita. E poi basta. Il gioco è molto interessante. Mai finito. Neanche su Commodore, ma magari sono poi così tanti che non ho finito. Lui va fino a che ho raggiunto praticamente sempre qua. Perché continua a morire. Se si riesce a prendere la distanza giusta, però così è troppo difficile. È reso troppo troppo difficile. E vaffan, poi ti sparano in ogni direzione, ovviamente. E niente. Non si riesce a giocare, eventualmente, o meglio, dovrebbe stare qua mesi per riuscire a gestire questi problemi che ha il gioco, che è un ottimo gioco, se non fosse per l'ennesima volta, come ho detto, per questi problemi. Però
Ma andiamo avanti. Adesso quello dietro mi spara, vedete, mi spara, mi fotte, no. È triste, solitario, senza effetti, senza niente, fine della partita. Questa volta, caro il mio Spezzi, boccio assolutamente questa tua versione di Boom, questa tua versione di Flag. Molto meglio il Commodore questa volta, mio caro Spezzi. È stato un piacere, alla prossima.